Ciao ragazze, la mia intenzione di oggi è quella di presentarvi la scarpettina neonato, cioè lo scarponcino. C'è il collo alto, visto che molti mi fanno presente che su qualcuno, almeno sulla parte del collo, il primo video che ho fatto, che effettivamente è stato un video fatto così, primo video in assoluto. Non ho mostrato effettivamente tutti i punti. Quindi iniziamo. Calcolate che questa scarpetta è fatta con filo di cotone, non con lana, con il cotone. E utilizzando un filo di Scozia, cotone di Scozia numero 16, il filo è abbastanza fino, quindi l'ho rinforzato mettendola a due. Sono due fili messi insieme e visto che il sotto della scarpina dovrà essere ancora comunque un po' più rigida, procederò ad unire i due colori che troverete anche, c'è anche all'interno comunque della scarpetta, in modo da rendere, come ho detto, il sotto un po' più rigido. Quindi ora procedo ad avviarmi le mie 20 catenelle. Arrivata a fare le 20 catenelle, scenderò di 4. Dalla ventesima scenderò 1, 2, 3 e 4 e la lavorerò con una maglia alta. Nella stessa catenella dove ho avviato la maglia alta, ne andrò a lavorare altre un'altra. Dovrebbero essere 6 maglie alte all'interno della stessa catenella, ma ne sto lavorando solo 2. Per il semplice fatto che le prime quattro che siamo andate a chiudere, servono le prime quattro che abbiamo lavorato. Vediamo se così rende di più il lavoro. No, le prime quattro, in poche parole, che abbiamo fatto, servono da prima maglia alta e così la seconda, la terza. Sto lavorando con un uncinetto di 3 mm e voglio precisare una cosa rispetto. Se farete un paragone col primo video che sono andata a fare, noterete che nel primo video sono 18 catenelle, qui sono 20. Per il semplice fatto che se avrei lavorato 18 catenelle, la scarpetta sarebbe, faccio vedere un altro, sarebbe diventata di questa grandezza. Cioè sarebbe stata piccolissima. Perché è proprio il filo che vado a lavorare. Io intanto faccio le prove di luce per darvi. Quindi, torniamo a noi. Siamo arrivati a lavorare le tre maglie alte nella stessa catenella. Proseguiamo il lavoro con le maglie alte, quindi lavoriamo tutte le restanti catenelle con le maglie alte. Arrivati alla fine del primo lato, nella stessa catenella lavoriamo 6 maglie alte, quindi la prima l'ho già fatta. Prima. Tre.
e 6. Così abbiamo dato la forma del tallone. È troppo chiara? Immagina perché dite. Stiamo lavorando così. Abbiamo creato il giro. Io tiro i miei bei fili. Procederò a lavorare quindi il restante lato e alla fine chiuderò con altre 3 maglie all'interno del buchino e chiuderò il lavoro su con una maglia bassissima. Quindi continuiamo il lavoro laterale. Eccomi qua, sono arrivata all'ultimo giro all'interno della mia catenella iniziale. Vado a lavorare altre 3 maglie alte. Una, due e tre, che chiuderò con una maglia bassissima. Vediamo se qui abbiamo creato la nostra prima parte. Vedete? Poi questi fili non vi preoccupate, visto che come avete visto, mi si è già infilato all'interno del lavoro, essendo molto lungo, procederò già ora a tagliarli. Potete fare anche alla fine questo lavoro. Ora dobbiamo effettuare un secondo giro. Salgo di 2 catenelle. In questo caso ho già un buchino di riferimento e lavorerò 2 maglie qui. In questo caso il lavoro io non lo inserisco nello stesso, da questo lato, questo punto dove abbiamo iniziato, non inserirò le 6 catenelle nella stessa 6 catenelle che poi aumentano, diventano 8, scusatemi. Farò 4 catenelle su un lato, 4 nell'altra, inserendole però 2 in ogni catenella inferiore. Quindi ho già iniziato 2, farò altre 2 maglie alte all'interno del lavoro della catenella che abbiamo sotto e procedo per tutto il giro di nuovo con le mie maglie alte. L'unico punto che io lavoro creando le maglie in un buco solo è il dietro, in modo anche da fare la distinzione tra i due lati. Continuo così fino ad arrivare alla fine. Sono arrivata sulla parte posteriore, sull'altro lato della mia scarpetta. Cosa faccio? Lavoro qui un'altra maglia alta, lavoro e faccio cadere la maglia all'interno del buco che abbiamo visto in precedenza, quindi la maglia la lavoro così e la lavoro, abbiamo detto, per 8 volte, quindi sono una, ecco qua. Noterete che si è creato una specie di rigonfiamento. Ottimo.
perché noi così potremo distinguere il tallone e la punta. Ok, ora procederò a effettuare l'ultimo giro, il secondo giro, che alla fine sarebbe il nostro piedino. Siamo arrivati agli ultimi punti da lavorare, quindi lavorerò una, due, tre, quindi sono due già lavorate. Altre due. E mi sa che ho sbagliato ad appuntare, quindi allora, ecco qua, quindi questa tornati qua, perché ne abbiamo già fatti 4 da un lato, dobbiamo farne solo altri 4 da questo, quindi eccoci qua, 1, 2, 3, ok, e 4, e ora procederò a chiudere con la maglia bassissima. Ecco qua, e la prima parte l'abbiamo conclusa. Cosa faccio? Io in questo caso, visto che dovrò cambiare colore, mi chiudo il mio lavoro. Ecco qua. E procedo a inserirlo all'interno del lavoro che ho e mi servirà come punto di riferimento. Questa è la punta e questo è il tallone. Quindi ora inizierò il lavoro, la seconda fase della scarpetta. Inizio dal tallone, lavoreremo su ogni catenella, quindi mi faccio il mio nodino, ecco qua, mi creo il mio nodino e mi alzo di un'altra catenella. Qua, lavoro sempre con la maglia alta. In questo caso io non aggiungo nessuna maglia, lavoro catenella per catenella, tutto in giro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate, vediamo se chiudo un po' la luce qua. Ecco qua. Ora lavoro. Questa è la scarpetta, lo infilo da sopra, all'interno della catenella. Tiro il filo e la lavoro. Da sopra, lo inserisco all'interno della catenella, tiro il filo e lavoro. Inserisco all'interno della catenella. Però qui è passato un passaggio, ecco qua. Eccolo. Eccolo qua.
E così lo faccio per tutto il giro, per tutto il giro della mia scarpetta. Ok, siamo arrivati alla conclusione del primo giro. Ora alzeremo, saliremo di altre 2 catenelle. Una è già a disposizione e lavoreremo di nuovo per il secondo giro tutta a maglia alta. Questo lavoro lo faremo per tutto il giro. Io ora cosa faccio? Per non avere poi diciamo inconvenienti, fili, non fili, mi terrò da parte il primo colore, il blu. Quindi inizio a infilare già, essendo arrivata al secondo giro, questo io lo faccio al secondo giro. Mi faccio sempre il mio doppio filo. Ecco qua. Vabbè. Mi faccio la mia catenella. Lo inserisco in questo caso qui dentro. Calcolate che io c'ho la seconda maglia da lavorare. Io lo tengo qua. Ecco qui. In questo caso io faccio, riprendo. In questo caso, vedete, per bloccare il filo, inserisco di nuovo l'interno la maglia, mi faccio la mia catenella. E continuo il mio lavoro con la maglia alta. Mi raccomando, non lo pizzicate il filo. Ecco. E mi rimarrà fermo fino al prossimo giro. Quindi inizio il mio lavoro. Continuo a fare il mio secondo giro. Quindi continuate per tutta la scarpetta a lavorare con la maglia alta per tutto il giro. Ok. Siamo arrivati alla conclusione del nostro giro col filo bianco. Quindi mancano poche maglie. Ora, visto che il filo bianco non lo dovremo più comunque utilizzare, arrivati con la chiusura della maglia bassa, procederemo alla chiusura, quindi taglieremo il nostro filo. E potremo iniziare a lavorare col filo che abbiamo inserito in precedenza, quindi il filo blu. Siamo arrivati alla conclusione. Chiudiamo con la maglia bassissima. Creiamo, come faccio io, il doppio nodo. Ecco qua. Chiudo. Faccio un bel taglio. Questo filo ora farò in modo da farlo bloccare all'interno delle nostre maglie. Abbiamo il nostro filo blu, ci creiamo le nostre 2 catenelle e lavoriamo 3 giri di maglia bassa. Scusatemi, di mezza maglia alta, quindi lavoriamo. Qui lo metto su 2 punti, ecco qua. E dobbiamo farne di questa, dobbiamo andare a lavorarne per 3 giri. Ecco qui.
Mi raccomando, lavorate per tre giri di blu, arrivate alla fine, chiudete con maglia bassa, chiudete con la maglia bassissima, scusatemi oggi non è giornata, maglia bassissima. E salite sempre di 2 catenelle, contate che la prima catenella è quella già che alzate e lavorate e ne inserite una seconda. Va bene? Continuate così per 3 giri.